Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Oggi ci troviamo a raccontare un episodio che ha colpito profondamente il mondo del calcio locale e i suoi appassionati. Un evento che ha lasciato un segno indelebile tra i tifosi e coloro che hanno vissuto da vicino la storia sportiva di un grande protagonista. Amato e rispettato non solo per le sue doti sul campo, ma anche per il suo carattere genuino e sempre disponibile. Oggi il mondo del calcio locale è in lutto per la scomparsa di Pierluigi Branduardi, ex portiere del Catania in Serie A e del Casteggio, con cui vinse la Coppa Italia Dilettanti nel 1977. Branduardi, originario di Torre d'Isola, ci ha lasciato all'età di 80 anni. I funerali si sono svolti nella chiesetta di Santa Rita a Torre d'Isola. La carriera di Branduardi iniziò in modo insolito. Era un centravanti nei Boys Pavia, ma passò a fare il portiere al Guinzano per caso. Da lì iniziò il suo percorso che lo portò a giocare in Serie A con il Catania dal 1963 al 1967, affrontando squadre come Juventus, Inter e Roma. Nella stagione 1963-1964 fu nominato miglior portiere. Successivamente, nel 1968, giocò col Novara in Serie B e poi con la Pro Vercelli, con cui ottenne una promozione in Serie C, ricevendo il titolo di miglior portiere del Piemonte. Il momento più memorabile della sua carriera arrivò nel 1977, quando vinse la Coppa Italia Dilettanti con il Casteggio, battendo la San Giuseppe 2-0 a San Siro. Tino Rebecchi, suo ex compagno di squadra, lo ricorda come un uomo sempre allegro e modesto, nonostante le sue esperienze in Serie A. Branduardi era un vero idolo per i tifosi gialloblu, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra amici e sostenitori. Se volete lasciare un messaggio di condoglianze, fatelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao! Grazie!